Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura i numeri, i dati dell'emergenza coronavirus con il bollettino odierno che racconta di un calo anche deciso dei ricoveri e anche più lieve delle terapie intensive, mentre per quanto riguarda i nuovi casi sono 351, quelli accertati nelle ultime ore, emersi dall'analisi di oltre 5.400 tamponi molecolari e oltre 1.700 antigenici. Il tasso di positività globale è al 5%. Dicevamo del calo dei ricoveri, sono 571 meno 14 pazienti in area medica, 68 meno 3 con 3 nuovi accessi in terapia intensiva, altri 9.564 meno 67 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare, aumentano le guarigioni più 420 e diminuiscono gli attualmente positivi arrivati a 10.203, meno 84 rispetto a ieri. Si registrano purtroppo altri 15 decessi che fanno salire il totale delle vittime a 2.227, questo per quanto riguarda i dati così strettamente legati all'attualità. Nelle ultime ore le località con più casi sono L'Aquila 43, Pescara 25, Vasto 22. A livello provinciale l'incremento più consistente si registra nell'Aquilano più 136, seguono le province di Chieti più 87, Pescara più 64 e Teramo più 55. E dicevamo appunto dell'incremento maggiore nella provincia aquilana, e lo sentiremo anche dalle parole tra poco del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, perché sono previste nuove restrizioni proprio per alcune zone dell'Aquilano. Allora sentiamo il presidente della regione a margine della riunione del tavolo di monitoraggio regionale. Sentiamolo. No, la novità particolare di questa ricognizione settimanale è che nella provincia aquilana c'è una forte preoccupazione, un incremento sensibile dei dati, peraltro con numeri che si avvicinano e in molti casi superano l'incidenza di 250. Pur tenendo conto del fatto che Pasqua, Pasquetta, come sapete, c'è stata insomma un paio di giornate con una scarsi numeri di tamponi e quindi anche di verifica, che vuol dire che dobbiamo con prudenza considerare la situazione anche peggiore dei numeri che oggi la descrivono. Per questa ragione, mentre sostanzialmente a Pescara e Chieti non vi sono più comuni in zona rossa, a Teramo ne residuano 3 o 4. Nella provincia aquilana invece una vasta area della Marsica, compreso Avezzano e dell'Aquilano, che comprende sostanzialmente la piana di Navelli e la valle subequana fino alle porte dell'Aquila, Ogre, Poggio, Bariciano, verranno delimitati e messi in zona rossa a partire da lunedì. Se veniamo riforniti di vaccino possiamo finire anche prima, settembre era una previsione anche realistica ma anche sufficientemente prudente tenuto conto della difficoltà di approvvigionamento che in questi 3-4 mesi abbiamo dovuto affrontare. Se dovesse migliorare e non dovessimo avere altri incidenti di percorso, compreso quello che oggi sta, diciamo, mettendo in difficoltà in particolare per i vaccini di AstraZeneca, sui quali torno a fare l'appello a non avere paura di questo vaccino, anzi ad avere paura del contrario, avere paura di non farselo, che bisogna fare la vaccinazione e fidarsi delle autorità mediche che, come dimostrano anche le cautele e le discussioni sul vaccino, sono solo la dimostrazione di una grande prudenza, di una grande cautela, ma sui quali, come dicono le autorità scientifiche e mediche, non c'è alcun pericolo nel fare la seconda somministrazione, tanto più che la prima è andata bene, non ha portato conseguenze. Adesso andiamo a Pianella, lo abbiamo sentito dal presidente, per quanto riguarda le vaccinazioni, si auspica di avere le dosi necessarie ad accelerare e completare prima la roadmap che ci porterà
a settembre per l'immunità di gregge, almeno quanto programmato da Regione Abruzzo. Iniziata nel frattempo anche la vaccinazione delle categorie delle persone fragili, si procede con una media di circa 7.500 vaccini al giorno, pochissime in questa categoria le somministrazioni di AstraZeneca, perché per la maggior parte viene utilizzato il siero di Pfizer oppure quello di Moderna. Questa mattina noi siamo andati a Pianella, dove dopo gli over 80 si stanno vaccinando appunto i fragili, i disabili e i caregiver. Nel paese del Pescarese nel frattempo la situazione contagi è in netto miglioramento e giovedì prossimo sarà effettuato un nuovo screening di massa sulla popolazione scolastica. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Sindaco Sandro Marinelli, da oggi a Pianella partono ancora una nuova serie di vaccini, questa volta su chi usufruisce della legge 104 e i propri caregiver, e intanto nei giorni scorsi sono finiti quelli sugli over 80. Sì, abbiamo fatto i primi tre giorni di questa settimana la dose di richiamo per gli over 80, ai quali era già stata somministrata tre settimane fa la prima dose, e li abbiamo completati la giornata di ieri. Oggi è la quarta giornata, ci accingiamo ad iniziare con i fragili 104 in condizione di gravità e i loro caregiver. Questo è chiaro che si crea un po' di disorientamento, perché queste notizie non sono sicuramente tranquillizzanti per chi deve sottoporsi comunque al vaccino. In ogni caso, per quanto riguarda il nostro osservatorio, possiamo dire che c'è assoluta tranquillità, non abbiamo avuto problemi di alcun tipo in ordine alle reazioni, c'è tutta la struttura organizzativa. È qui con me il vice sindaco, con il quale ogni giorno presidiamo dal punto di vista organizzativo le operazioni, ma davvero noi non possiamo che fare un plauso alla ASL per la professionalità messa in campo, e devo dire che finora le cose sono andate assolutamente per il meglio anche dal punto di vista proprio medico-sanitario oltre che organizzativo, quindi abbiamo fiducia che anche con l'avvio delle dosi di AstraZeneca si prosegua su questa strada. I vaccini vanno avanti, ma c'è sempre la pandemia da tenere sotto controllo. A Pianella è rientrata la situazione, sta rientrando, come si trova? Sì, dopo il picco del mese di febbraio abbiamo sicuramente avuto un rientro importante, perché adesso al momento abbiamo 28 casi attivi sul nostro territorio, che insomma sono gestiti dal punto di vista sanitario per la quasi totalità in via domiciliare, per cui sicuramente il dato è importante. È giustissima la considerazione sul fatto che è una fase assolutamente cruciale, quella dell'andamento parallelo dei vaccini e della ripresa di alcune attività, primo fra tutte l'attività scolastica, quanto mai importante per i nostri ragazzi, e proprio per questo giovedì prossimo abbiamo programmato i test per tutta la popolazione scolastica, unitamente al personale docente e non docente, proprio per avere il polso della situazione e prevenire eventuali ipotesi di contagio interno istituzione scolastica. E a proposito di vaccinazioni, da oggi sono aperte le prenotazioni per il vaccino dedicato alle persone nate fra il 1942 e il 1951, cioè nella fascia d'età fra i 70 e i 79 anni. State vedendo il sito sul quale prenotarsi all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, dove è necessario inserire, come vedete, il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. Cambiano le modalità di prenotazione, è ora operativo il sistema predisposto dalla struttura commissariale nazionale per l'emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. Ci si può prenotare anche contattando il numero verde 800 00 9966, attivo tutti i giorni tra le 8 e le 20, oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat sul territorio regionale. Andiamo avanti, ora voltiamo pagina. Emanuela Grimaldi, che è a capo del Dipartimento della Presidenza della Giunta e dei rapporti con l'Europa, spiega cos'è Abruzzo Prossimo, cioè la programmazione che la Regione ha messo in campo per avvalersi di oltre 2 miliardi di euro, e risponde anche alle critiche mosse dai sindacati proprio su questa programmazione. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino.
Abruzzo Prossimo è la strategia della Giunta Marsilio per rilanciare la regione nel decennio in corso. Digitalizzazione, infrastrutture, transizione verde, sviluppo delle aree interne sono questi i temi su cui l'Abruzzo intende investire nei prossimi anni. La novità è nel metodo. Come richiesto dall'Unione Europea, i fondi dovranno essere spesi considerando le reali esigenze dei singoli territori, rispettando gli indicatori internazionali su strategie e obiettivi e in concerto con tutti gli attori e le parti sociali. A questo scopo la Giunta ha adottato a marzo il codice autoctono per il partenariato diffuso inclusivo. Il cuore sarà la cabina di pilotaggio, cioè tutti i direttori dei dipartimenti della Regione Abruzzo che hanno, diciamo, delle deleghe per competenza per materia, per intenderci, sotto il coordinamento della Presidenza, muoverà i tavoli di partenariato per area tematica, tavolo dell'inclusione, tavolo della formazione, tavolo dell'università, della ricerca e dei saperi, tavolo della transizione verde, tavolo della digitalizzazione. Noi da mercoledì 7 dopo il webinar stiamo facendo la profilatura dei tavoli. 2 miliardi e 220 milioni è l'ammontare dei fondi previsti per la programmazione. 2 miliardi e 107 milioni derivano dai finanziamenti europei per lo sviluppo regionale, sociale e rurale e da quelli nazionali per lo sviluppo e la coesione. I restanti 113 milioni sono connessi all'accordo provenzano. Queste le somme stimate, che però devono ancora essere definite. Aspettiamo la formalizzazione, ma l'ordine di grandezza secondo me potrà subire delle variazioni irrilevanti, questo è un mio però personale punto di vista. A questi soldi potrebbero aggiungersi anche parte dei 209 miliardi del Recovery Plan. Il 30 aprile, giorno in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà inviato a Bruxelles, si capirà se i fondi europei saranno ripartiti tra le regioni o gestiti direttamente da Roma. Mi pare di aver capito che ci sarà questa nuova governance che contiene una struttura centrale che coordina i soggetti attuatori. Quindi, se non ho capito male, le regioni o comunque gli enti beneficiari diventeranno attuatori. Quindi in quel caso saranno degli operatori nelle mani del governo, non avranno una disponibilità autonoma di assegnazione di risorse. Critiche giungono dai sindacati, secondo i quali nella programmazione grandi temi come quello delle infrastrutture, del lavoro, della sanità e della pubblica amministrazione sono assenti o scarsamente considerati. Ma Abruzzo Prossimo, risponde la Grimaldi, non è un programma operativo. Ma noi non abbiamo scritto progetti, noi abbiamo individuato dei perimetri di azione e abbiamo introdotto con Abruzzo Prossimo il metodo. Cioè, quindi significa che i programmi dovranno essere scritti in quel modo, cioè rispettando gli indicatori di impatto, gli indicatori sul PIL, gli indicatori dell'occupazione, e quindi i sindacati saranno invitati a partecipare al tavolo della sanità, al tavolo dell'occupazione, al tavolo della infrastrutturazione, l'Abruzzo Cernera dell'Adriatico e da lì in poi si avvierà la scrittura vera e propria dei programmi operativi. Adesso passiamo alla cronaca giudiziaria. È durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia della coordinatrice della cooperativa La Rondine, Luigia Dolce, arrestata mercoledì nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pescara su un presunto appalto pilotato riguardante l'affidamento della gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere del valore complessivo di 11 milioni di euro. Dolce, che si trova nel carcere di Chieti, ha risposto alle domande del GIP Nicola Colantoni. I suoi legali hanno chiesto la sostituzione della misura cautelare. Si è invece avvalso della facoltà di non rispondere Domenico Mattucci, legale rappresentante della cooperativa, arrestato insieme a Dolce e a Sabatino Trotta, 55 anni, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara. Lo psichiatra, poche ore dopo essere stato rinchiuso nel carcere di Vasto, si è suicidato. La procura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda e questa mattina è stato affidato l'incarico per l'autopsia all'anatomopatologo Pietro Falco, esame che sarà eseguito nella mattina di domani a partire dalle ore 9.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale e proseguiamo con ancora un'altra notizia di cronaca giudiziaria, perché Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, nonché deputato, è stato assolto con formula piena dopo 7 anni dal Tribunale di Rimini per quanto riguarda l'inchiesta Rimborsopoli. Cancellate dunque, scrive Pagano, le ombre che ha create da questa inchiesta che all'epoca ebbe una esagerata risonanza mediatica nazionale, scrive così in una nota il senatore Pagano al termine dell'udienza del Tribunale di Rimini, che lo ha assolto perché il fatto non sussiste. Proseguiamo ora spostandoci su un altro tema. Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli ha presentato una interpellanza al presidente della regione Marsilio e all'assessore alla sanità Verì sul mancato riconoscimento da parte dell'ASL di Chieti delle cure per un ragazzo autistico in una struttura fuori regione. Paolo Renzetti. Questa è una storia di un ragazzo di 17 anni che sembra vissuto in famiglia, viene sottoposto naturalmente a degli esami, risulta una valutazione multidimensionale di spettro autistico e viene richiesto il suo ricovero in una struttura capace di affrontare queste problematiche. Parliamo di febbraio 2019, nessuno si fa avanti da parte della ASL. Questo ragazzo quindi rimane con la famiglia e purtroppo subisce anche un episodio particolare, perché inconscio rispetto al pericolo cerca di uscire fuori di casa buttandosi dal terzo piano, miracolosamente illeso. La famiglia per altri 2 mesi cerca di trovare una soluzione, risottopone nuovamente questo ragazzo ad una valutazione a luglio del 2019 e poi incomincia a cercare una struttura fuori regione, perché in regione Abruzzo non ce ne sono e perlomeno in quel momento una non era disponibile, fino a trovarla appunto in provincia di Lecce. Qui viene portato questo ragazzo 17enne, viene portato ad agosto del 2019 e, a parte il momento straziante del rilascio di questo ragazzo rispetto alla famiglia, questo ragazzo riesce ad abituarsi a questa struttura. Però già dal mese successivo la ASL, che prima aveva autorizzato questo ragazzo, il ricovero di questo ragazzo in questa struttura in provincia di Lecce, comincia ad avanzare tutta una serie di problematiche di tipo burocratico e amministrativo per non pagare, fino addirittura ad arrivare a un decreto ingiuntivo da parte della struttura a cui la ASL di Chieti si è opposta il 40° giorno. Questa è l'assurdità, è che una famiglia che non ha mai sofferto l'autismo del proprio figlio, lo ha sempre affrontato con tanta forza e amore, nel momento in cui per la tutela del proprio ragazzo, che aveva posto in essere dei comportamenti molto pericolosi e gravi, si è appoggiata alle istituzioni, si è ritrovata con tanta incertezza, tanto dolore e tanta solitudine. Parte da Teramo un progetto per una nuova sostenibilità ambientale. 50 giovani saranno formati per apportare un cambiamento nei settori del turismo, dell'agricoltura, dei rifiuti e delle aree interne. Il progetto si svilupperà nella riserva naturale di Fiumetto nel comune di Colledara. Capofila dell'iniziativa l'amministrazione provinciale assieme a WWF Teramo, all'Istituto Abruzzese Aree Protette e alla cooperativa Il Riscatto. Tania Bonnici Castelli. Turismo, agricoltura, clima e rifiuti. 50 giovani saranno formati e diventeranno protagonisti di una nuova sostenibilità ambientale. È un progetto che si sviluppa nel comune di Colledara, in provincia di Teramo, nella riserva naturale di interesse provinciale di Fiume Fiumetto, un piccolo parco che si estende su un territorio di oltre 80 ettari. Tra le azioni, un corso per educatori della sostenibilità per 50 ragazzi giovani tra i 18 e i 32 anni, residenti nei comuni della provincia di Teramo, con attenzione alle aree interne, che avranno occasione di formarsi e realizzare un gruppo attivo sul proprio territorio. Qual è il rapporto dei giovani oggi con l'ambiente? I giovani oggi hanno come, diciamo, tematica per avere un futuro, anche un po' lo vivono come preoccupazione, ma anche come opportunità, perché è un momento di inclusione, di socialità, soprattutto adesso con la pandemia c'è questa necessità proprio di stare all'aria aperta. L'abbiamo visto quest'estate nelle nostre oasi, nelle nostre riserve, abbiamo avuto un picco di presenze e
quelli che sono i lavori verdi possono essere un momento di inclusione sociale ma anche di prospettiva lavorativa. Il coinvolgimento delle giovani generazioni è l'obiettivo principale di Azione Province Giovani, bandito dall'Unione delle Province Italiane, che ha assegnato al progetto Teramano un finanziamento di oltre 31.000 euro. Come nasce questo progetto e in che consiste? Questo progetto nasce l'anno scorso quando Lupi praticamente finanzia con il fondo delle politiche giovanili le attività che appunto possono svolgere gli enti comunali e provinciali a favore appunto dei giovani. Noi come provincia siamo stati felici di questo subito, quindi siamo andati a Roma per capire in che cosa consisteva, e praticamente la provincia poteva essere praticamente promotrice di questa iniziativa e coinvolgere dei partner. Sono stati appunto coinvolti il comune di Colledara, l'IACCP, per appunto valorizzare la risorsa naturale fiume Fiumetto. Capofila del progetto la provincia di Teramo, insieme ai partner il WWF Teramo, l'Istituto Abruzzese per le Aree Protette e la cooperativa di comunità Riscatto. Ed ora andiamo a Montesilvano a vedere la My Montesilvano Card. Come funziona? Vediamo. Presidente, l'iniziativa di oggi è un'iniziativa che va nella direzione del rilancio del turismo, del commercio nella città di Montesilvano, un'operazione davvero importante, perché dopo questa pandemia bisogna ripartire e in qualche modo lo si farà soprattutto nel periodo estivo. Sì, noi con questa iniziativa, una delle tante iniziative che l'amministrazione sta portando avanti, vogliamo pensare alla ripartenza, una ripartenza che ci dovrà essere, ci sarà, e noi la vogliamo riempire di contenuti. Qualche settimana fa abbiamo presentato la guida multimediale che l'assessorato ha portato avanti, che è anche quella una novità importante. La My Montesilvano Card arricchisce l'offerta turistica perché dà dei servizi concreti a coloro che scelgono Montesilvano come meta turistica, quindi dà un reale sconto dei servizi che possono trovare sulla città, anche per quanto riguarda i musei. Quindi dobbiamo ringraziare il Consorzio Turistico Montesilvano che ha fortemente avuto questa iniziativa, e devo dire che è tangibile la sinergia tra operatori del settore, tant'è che questa My Montesilvano Card verrà distribuita tramite l'ufficio di informazioni turistiche, che gestisce l'ufficio IAT presso il Pala di Martin, e soprattutto anche attraverso la rete degli hotel di Montesilvano, che loro stessi potranno offrire al turista che arriva in città, ma anche al momento del check-in, questa card con tanti servizi concreti per il turista, ma anche per il cittadino. Esattamente, questo progetto fa parte di uno dei numerosi progetti che abbiamo messo in campo proprio per far ripartire il turismo. La My Montesilvano Card è una card che potrà essere richiesta dai turisti, ma non solo. Cosa importantissima a livello turistico, con questa card sono state fatte le convenzioni anche con i musei di Pescara, come per esempio il Museo delle Genti d'Abruzzo. A breve verrà fatta anche una convenzione con il Caffè Letterario. Quindi è una card, il nostro invito è non solo, quindi la volontà di questa mattina non è solo quella di presentare questa card, ma di invitare tutte le altre attività che fossero interessate a presentarsi allo IAT per poter siglare questa sorta di convenzione ed entrare a far parte di questa rete, di questo circuito importante. Il comune di Campli si è classificato sesto nel concorso nazionale Il Borgo dei Borghi, quest'anno vinto da Tropea. Ci troviamo in compagnia del primo cittadino di Campli per festeggiare il sesto posto alla trasmissione RAI Il Borgo dei Borghi. Campli selezionato per quanto riguarda l'Abruzzo, unico centro tra le top 20 nazionali. Sì, un grandissimo risultato che abbiamo raggiunto nell'edizione di quest'anno 2020-2021, dove ha vinto Tropea, una competizione veramente di alto livello, dove ci siamo confrontati con tantissimi luoghi e borghi bellissimi, e abbiamo fatto onore al nostro meraviglioso Abruzzo con questo sesto posto, che è un risultato per noi straordinario, considerando che Campli ha tante bellezze, tra cui
ci tengo a ricordare la Scala Santa, che nel servizio RAI non è stato comunque ripreso e che invece è il nostro fiore all'occhiello, insieme a tante altre bellezze del territorio, di una provincia, quella di Teramo, che merita davvero un'attenzione diversa rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni, una regione, l'Abruzzo, che si sta facendo valere anche a livello nazionale. Abbiamo messo dietro l'Umbria, la Toscana, la Puglia, il Lazio, insomma tantissime mete turistiche che sono arrivate dietro a Campli, e questo sicuramente ci fa ben sperare anche per la stagione estiva che deve arrivare, una stagione particolare dove comunque abbiamo ancora da gestire la situazione del Covid, ma come lo scorso anno abbiamo avuto un aumento del flusso turistico dell'83%, proprio perché abbiamo comunque sfruttato questo momento per il turismo di prossimità dei piccoli borghi, contiamo anche quest'anno di aumentare i nostri numeri, e questa vetrina RAI, dove la domenica di Pasqua ci sono stati oltre 2 milioni di telespettatori, sicuramente ci darà una spinta importante. Siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di B, Bellanova e Galano sono i principali dubbi per il tecnico del Pescara Gianluca Grassadogna in vista della partita di domani a Brescia. L'allenatore biancazzurro si aspetta una grande prova dai suoi contro una squadra in buone condizioni a caccia di un piazzamento playoff. Il servizio di Andrea Costantini. Altra tappa nella difficile rincorsa alla zona playout per il Pescara. Domani ore 14 al Rigamonti i biancazzurri sfideranno un Brescia rinvigorito dalla cura Clotet, che l'ha riportato a 2 punti dalla zona playoff. Direzione di gara per l'aretino Manuel Volpi, con cui il Delfino non ha mai vinto in 3 partite. Anche oggi, giornata di rifinitura, doppia seduta per il Pescara, con Grassadogna che sarà privo di Balzano, Memusciai, Tabanelli, Bocchetti e Drudi, e che valuta e spera di riavere a disposizione Omeonga, Rigoni e in particolare Bellanova e Galano. Il terzino alle prese con un fastidio all'adduttore, l'attaccante col problema alla caviglia riportato a Monza. Grassadogna crede nel lavoro fatto anche in questa settimana di ritiro lombarda e mostra fiducia verso il match e l'obiettivo salvezza. Mi aspetto una grande partita contro una squadra in grande salute, ma noi siamo il Pescara, stiamo bene, abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e lo raggiungeremo, e quindi siamo pronti a dar battaglia. Ma l'obiettivo, la mentalità deve essere sempre quella di giocarsi le partite per vincerle. Noi lavoriamo su questo con grande rispetto verso chi affrontiamo, ma ripeto, questa squadra, il Pescara, non è inferiore a nessuno. È chiaro che ci gioca contro il tempo, ma siamo vivi. L'obiettivo deve essere oggi quello di continuare a lavorare sull'autostima, continuare a lavorare sul cercare di fare la partita sempre e comunque, di mantenere un grande equilibrio che oggi questa squadra con il tempo, con il lavoro sta acquisendo, e di mettere dentro dei calciatori di qualità che devono prima di tutto però imporsi una fase difensiva che sia costruttiva, che sia di gamba. Grassadogna conferma il 4-3-3. In caso di forfè di Bellanova toccherà a Gut giocare terzino, con atteggiamento più bloccato rispetto all'azzurrino. Galano farà di tutto per esserci, in caso contrario pronto Vokic, anche se non è da escludere anche una soluzione con Setter o Odgaard esterno, il che farebbe sì che il colombiano e il danese possano andare in campo insieme, altrimenti resteranno in concorrenza per il ruolo di centravanti. Per il resto sarà confermata l'intelligatura del match di Monza. A centrocampo spazio per gli ex Macin e De Sena. Quest'ultimo ha lasciato Brescia a gennaio dopo 54 presenze ed una promozione in Serie A. Nel tridente spazio ancora per Capone, apparso recuperato nelle ultime 2 partite. Così Grassadogna sul talentuoso esterno. Capone è un calciatore che crede poco in se stesso, si mette poco in discussione, è negativo a volte su alcune situazioni tattiche, invece voglio che lui aggredisca il lavoro e si metta a disposizione su quello che c'è da fare, perché come ho detto la settimana scorsa io credo tantissimo e purtroppo credo più io di lui in quelle che sono le sue qualità. È chiaro che su un 4-3-3 per me è un giocatore devastante, però deve credere fortemente in quello che fa. Il tecnico biancazzurro illustra i tratti del piano partita. Ma io la dividerei sulle 2 fasi, nel senso che dobbiamo essere bravi quando abbiamo la palla a lavorare su quello che abbiamo fatto in questi giorni con personalità, e quando non abbiamo la palla bravi a leggere quello che loro fanno molto bene, perché è una squadra che attacca prevalentemente con 5 uomini davanti. Si vede, come ho detto all'inizio, che è una squadra lavorata molto bene, che ha le idee molto chiare,
che cerca di fare sempre la partita, quindi noi dobbiamo essere bravi a lavorare bene sulle coperture e poi ad essere ficcanti nel momento in cui recuperiamo palla, ma principalmente mi piace pensare quando la squadra ha la palla a quello che deve fare. Il Teramo domenica sarà impegnato in trasferta a Cava dei Tirreni, avrà quasi tutti gli effettivi a disposizione, la partita dell'Amberti delle ore 12:30 sarà diretta da Repace di Perugia, il tecnico Paci potrebbe continuare a dare spazio dal primo minuto ad alcuni giovani, oltre a Di Francesco si candida per una maglia da titolare anche l'attaccante Birligea che ascoltiamo. A gennaio volevo avere un po' più di spazio, avevo chiesto anche al mister di poter andare, se potevo, se... lui era indeciso perché comunque ci teneva a farmi giocare, solo che all'inizio non c'era un po' più di spazio. Poi qualche attaccante si è fatto male, comunque siamo rimasti in meno e poi... il mister ha deciso di farmi giocare a Palermo e un po' da lì un po' è cambiato un po' tutto e ho deciso di rimanere a Teramo. Domenica puoi giocare al posto di Pinzauti a Cava di Tirreni? Vedremo, domenica sono le scelte del mister e poi vedremo, cioè, io mi alleno sempre bene, in allenamento do tutto e poi la domenica si vede. Poi innanzitutto sto bene, poi sì, ci sono le ultime 4 partite, vorrei dare tutto anche perché sono stato fermo un po' e quindi vorrei soprattutto farmi vedere e dare una mano alla squadra per queste ultime 4 partite che sono importanti e soprattutto fondamentali. E noi puntiamo ovviamente su tutte e 12 perché sono importanti, ripartendo già subito da domenica, che è una partita... sulla carta magari per alcuni facile, ma per quelli che veramente se ne intendono c'è una partita difficile perché comunque è una squadra ultima che si deve salvare, che ha comunque dei giocatori che si vogliono far vedere, comunque in trasferta soprattutto sono partite molto difficili. Il suo percorso un po' ti stimola a cercare di recuperarlo? Ecco. Simone per me è un... anche un esempio, come dici tu, soprattutto perché ci ho giocato, saranno 5 anni ormai, si dà dalla primavera ed ha fatto il suo percorso molto bello e soprattutto importante. Io sì, ci tengo ad arrivare il più alto possibile, non ho avuto tanto spazio, ma sperando che da adesso in poi troverò il mio spazio e farò vedere quello che sono e quello che so fare. Termina qui il TG6, io vi ringrazio per averci seguito, da parte mia l'augurio di una buona serata.